noi tutti si trova in Evangelo di Giovanni 3,16. Lo sappiamo questo testo, vero? Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigento figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Buongiorno e buon sabato. Buon sabato. Sono rimasta un po' triste quando noi abbiamo cantato l'inno per l'offerta, allora pensavo proprio che non ci sarà nessuno a rispondermi. Eravamo proprio due a cantare, però sono contenta che siete svelti. E questa mattina parleremo della nostra esperienza cristiana. La meditazione di questa mattina l'ho intitolato Dio può cambiare la tua vita. Dio può cambiare anche la mia vita. Penso che si chiama ognuno di noi di venire qua davanti a raccontare quello che già il Signore ha fatto per lui. Penso che passeremo tutte anche la notte qua. Sicuramente il Signore ha fatto qualcosa nella nostra vita, noi che siamo qua presenti, che possiamo proprio raccontare. Questa mattina volevo che possiamo vedere qualche personaggio della Bibbia che il Signore ha cambiato loro vita. Possiamo leggere insieme la storia di Paolo, che prima si chiamava, grazie Saul, siamo insieme. Leggiamo insieme Atti capitolo 9, la storia di Paolo. Atti capitolo 9, i primi versetti. La conversione di Saulo. Saulo sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco affinché se avesse trovato dei seguaci della via, uomini e donne, li potesse condire legati a Gerusalemme. Questo è Saulo, prima che perseguitava la Chiesa, il sacerdote. Ma un giorno il Signore ha cambiato la sua vita. Continuiamo la storia nel versetto 3. E durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che d'improvviso svolgono intorno a lui una luce dal cielo. E caduto in terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E gli domandò: chi sei, Signore? E il Signore: io sono Gesù che tu perseguiti. Ti è duro recalcitrare contro il pungolo. Egli, tutto tremante e spaventato, disse: Signore, che vuoi che io faccia? Il Signore gli disse: alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Andiamo al versetto 15. Ma il Signore gli disse: va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re, ai figli di Israele. Quando Paolo andava per perseguitare il popolo del Signore, il Signore, dicono, e gli italiani usano la parola, che l'ha preso per capelli, no? Come si dice? E ha cambiato quest'uomo, al posto di andare a fare del male, il Signore cambia la sua vita completamente e lo dice: io li masterò quando debba soffrire per il mio nome.
quella che lui pensava di fare, è lui che dovrebbe vivere quella vita, perché il Signore l'aveva proprio cambiato. Nel versetto 21, tutti quelli che ascoltavano si meravigliavano e dicevano: ma costui non è quello tale che a Gerusalemme infieriva contro quelli che invocavano questo nome, era venuto qua con lo scopo di condurre incatenati ai capi di sacerdoti? Ecco, la vita di Paolo è cambiato. E tutti quelli che pensavano che venivano a perseguitarli, e dice: ma è lui che conosciamo, che è cambiato, che parla di Gesù? E quella che oggi il Signore ti chiede, che può cambiare la tua vita e diventare un discepolo per Lui. Paolo ha cambiato, e tutta la sua vita, dopo di quello che aveva fatto, è stata il contrario quando ha incontrato Gesù. Anche oggi, Dio, come era ieri, è lo stesso oggi, è lo stesso domani. Se l'accettiamo, può cambiare la nostra vita. L'importanza è di accettare Gesù. Lui è capace di cambiare la nostra vita. Abbiamo anche la storia di Zaccheo. Zaccheo, vediamo questa storia di Zaccheo nel capitolo di Luca, capitolo 19, versetto 1 a 10. Luca 19, 1 a 10. Gesù è entrato in Gerico, attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era anche piccolo di statura. Allora, per vederlo, corse avanti e salì sopra un sicomoro, perché egli doveva passare per quella via. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scende presto, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Che gioia di Zaccheo! Zaccheo ha sentito questa nostalgia di conoscere Gesù, ma era piccolo piccolo, non potrebbe vederlo perché c'era tante persone, ma quel voglio di conoscere Gesù, e ha preso la decisione di salire nell'albero per vedere Gesù. Ma questo occhio di Gesù, che vede e tutto e per tutto, l'ha visto e l'ha detto: oggi dormirò da te, mangeremo insieme. E la vita di Zaccheo è cambiato. Oggi la parola di Dio non cambia. Queste promesse anche per noi questa mattina. Dio può cambiare la nostra vita. Abbiamo anche una storia di persone come Simone e Andrea. Andrea erano i pescatori di pesce. Che cosa il Signore ha fatto? Li ha cambiati, che non potevano solo fare, diciamo, di essere pescatori di pesce, che saranno i pescatori degli uomini. Alleluia! Oggi il Signore può cambiare la nostra vita, può cambiare la nostra storia. Questa storia lo troviamo in Marco capitolo 1, versetto 16 a 17. Ho sentito qualche giorno fa una storia di un pastore del paese mio di Ruanda. Questo uomo era un drogante, si dice così, no? Beveva, era proprio una persona che aveva perso proprio la strada. Ma quando raccontava la sua storia, ci sono rimasti.
Che diceva? Diceva: oggi il Signore mi ha cambiato la vita, sono pastore. E quando parlava di con la sua voce, era una gioia che trasmetteva anche al pubblico, faceva un sermone, no? Diceva: oggi sono un genitore, cioè la moglie, cioè i figli. Tutto questo perché Gesù ha cambiato la mia strada. Gesù ha cambiato la mia vita. E oggi quando vado a casa c'è la moglie che mi accoglie, che i figli che vengono a darmi il braccio. Tutto quello perché Gesù aveva cambiato la sua vita. Gesù aveva cambiato la sua strada. Per dire che oggi il Signore, si sente questa voce del Signore, ascolta, perché questa voce non lo sentiremo tutte le volte. Ci sarà il momento che le porte saranno chiuse. Oggi si sente questa voce nel tuo orecchio: accetta Gesù, perché Gesù può cambiare la nostra vita. Oggi faremo con i membri della Chiesa che hanno accettato di raccontare la loro storia. Io voglio solo raccontare una piccola, piccola storia. Non ho una storia grande come di quella pastore di Ruanda, però anche io posso raccontare pochissimo della mia storia, di come Gesù ha cambiato la mia vita. Sono nati nella Chiesa, tanti conoscono la mia storia. Non mi ricordo anche la mia data di battesimo, perché mio padre mi ha battezzato, cioè aveva 12 anni. Non mi ricordo proprio anche il mio battesimo. E, cresciuto in chiesa, ho iniziato anche a collaborare con la scuola del sabato, di dipartimenti, quando stavo già nella scuola media. Liceo l'ho fatto nella scuola avventista e sono stata anche diaconessa quando ero ancora ragazza e frequentava sempre la chiesa. Ma dopo che mi sono sposata, andava in chiesa quando mi pare. Dicono qua nel nostro paese, dicono: quando mi alzo sul braccio destra faccio questa, quando mi alzo sul braccio sinistro faccio questa. Allora andavo in chiesa quando mi pare. E siamo rimasti così più di 9-10 anni con mio marito. E un giorno hanno fatto l'evangelizzazione, le conferenze vicino alla casa mia. Mi ricordo, ho partecipato tutte e due settimane in quella conferenza. Ho sentito questa voce che sto parlando questa mattina di Gesù e che racconterò sempre fino alla fine della mia vita. Gesù mi ha richiamato. E quando mi ha richiamato, da quel giorno non ho mai smesso anche un sabato di andare in chiesa. Sono stati sempre in chiesa e la mia vita è cambiata di un modo che posso dare questa testimonianza, che questo cambiamento della mia vita ha portato anche a mio marito al suo cambiamento anche di decidere di essere avventista. E su quella ringrazio proprio il Signore, per dire: Dio può cambiare la tua vita. Seguiamo con la storia di Renato. Bene, non è usuale per me parlare in questi momenti, anzi sono veramente in difficoltà io, fino a che racconto storie ai bambini, va bene, parlare agli adulti mi rimane un po' difficile. Io non posso raccontare storie della Bibbia, perché non sono uno che commenta e che entra a fondo nella conoscenza di queste cose. Io posso raccontare due piccole storie che sono capitate a me, forse i miei amici le avranno anche sentite, in cui abbiamo visto un intervento diretto di come il Signore può lavorare. Prima di fare questo però vorrei leggere, che qualcuno leggesse, o se no posso farlo io. Sì, ci sbrighiamo. Io ho un assistente spirituale, Romina, al quale chiedo aiuto quando mi serve qualche passo, e lei per queste due storie mi ha mandato questo passo, che è in Matteo
6, versetto 28-30. E perché siete così ansiosi? Osservate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Oh, quando si parla di vestire, qui si parla di vestire una persona sia spiritualmente, sia così fisicamente. Allora, io vi racconto due piccole storie, le faccio brevi perché sono... possiamo mandare qualche foto, qualcuno si riconoscerà, va bene? Qui siamo in Albania, questo sono io che gioco con i bambini, ma non è importante la mia storia. Se andiamo avanti ci sono un paio di foto. Questa, mi pare che stiamo mangiando, c'è Arturo che sta mangiando, adesso Arturo si sta riposando, però Arturo, Arturo è stato sempre una colonna delle nostre operazioni umanitarie. Ne mandiamo un'altra. Ecco, qui vediamo come può funzionare una torre di Babele benedetta. Siamo di diverse nazionalità, ci stiamo passando i mattoni per rifare questa scuola. Come vedete avevamo già rifatto il tetto, tutto. Insomma, abbiamo faticato molto, devo dire. E la storia parte proprio da questa fatica. Un giorno Benini, Daniele che dirigeva l'operazione, dice: siamo troppo stanchi. Vi do un giorno di libertà, andiamo al mare. Ci portano al mare con questo furgone. Sapete che io eravamo in Albania. In Albania, insomma, per andare al mare, anche se sono 30 km, ci mette 3 ore perché devi entrare in una buca, uscire da un'altra. Insomma. Arriviamo in questo stabilimento, la faccio breve. Ci portiamo un pallone, come facciamo sempre noi, sulla spiaggia. Portiamo questo pallone e cominciamo a dare due calci. Vicino a noi, 5 ragazzi albanesi, pure loro col pallone. Cominciamo a così, noi da una parte o dall'altra, a un certo punto il pallone si scambia, diciamo vabbè, facciamo Italia-Albania e facciamo una partita. Tutta la gente dello stabilimento che ha capito questa cosa, abbiamo segnato un campo, si sono messi seduti tutti intorno, sembrava un campo di calcio vero. Io però non è che avevo con me Massimiliano o Pablo o anche adesso che sanno giocare bene, insomma. Più o meno che potevamo già, avevamo una persona importante che è Daniele Amato, che in quel momento giocava a rugby, però insomma molto ai tanti. Io che ho giocato tanti anni, vabbè, ci mettiamo a giocare contro questi ragazzi, la faccio breve, dovevamo arrivare a 6, chi arrivava prima a 6 vinceva, e loro ci fanno subito un gol. 1-0 per loro, corrono in acqua, si levano i costumi, giravano i costumi perché avevano segnato contro l'Italia, siamo entrati cantando gli inni nazionali, quello albanese, quello... Una partita seria. Cambiamo un po' i ruoli, mettiamo Daniele davanti, io mi metto dietro, così facciamo 5 gol di seguito. E siamo 5-1 per noi. Si fa male un ragazzo albanese a una caviglia. La partita era 6 contro 6, 6 contro 5, vincendo 5-1 abbiamo fatto la partita. Dobbiamo far entrare qualcuno. Vi premetto che noi avevamo fatto questa giornata perché nel lavoro che facevamo abbiamo fatto un cordolo perché in questa casa insomma, non aveva delle fondamenta. Dovevamo fare quindi un grosso scasso, si ricorderà Arturo, intorno a questa casa dove poi fare una gettata di cemento. Ma avevamo incontrato la creta. E quando incontri la creta e pianti il piccone, devi un pezzetto di creta così. Dovevamo fare 20 metri. Male che Danielino è abbastanza forte, pure abituato, insomma comunque abbiamo dovuto interrompere per la grandissima fatica. Torno alla partita, fa male questo ragazzo, io vado da questi del pubblico, c'era un signore seduto con due bambini, gli dico dai entra tu con loro, sei albanese, ma parli italiano, cioè, io parlo benissimo italiano, mi sono laureato in Italia. Dico, beh, allora se entri con loro così, tanto la partita è quasi finita, facciamo un altro gol. Due minuti, ma no dai lascia, entra questo signore 20 anni di serie A albanese,
vincono loro 6-5. Non abbiamo più preso la palla. Io e Daniele non... Ha fatto tutto lui e ha vinto la partita. Io dopo lo avvicino e dico, tutta questa gente proprio te dovevo prendere. Dico, guarda, non è che mi ha illuminato molto il Signore. Ma come mai parli italiano? Sono un ingegnere, sono laureato, sono un ingegnere edile, però lavoro per il ministero, dell'Albania. E tu che fai qui? Mi ha detto, ma guarda, noi stiamo facendo una scuola, però dai monti, adesso però abbiamo tante difficoltà perché abbiamo trovato la creta, non possiamo fare questo scherzo. La mattina dopo è arrivato un camion, ha portato un trattore, ce lo ha mandato lui, il trattore ha fatto lo scasso, se lo ricorderà Arturo, abbiamo fatto la gettata, abbiamo salvato la scuola di questi. Quindi la scelta non l'ho fatta io, assolutamente. Abbiamo perso la partita ma abbiamo vinto una scuola. E sicuramente io adesso non voglio dire che tra 300 persone che guardavano la partita, io ho vinto la partita, ma era pure un ingegnere e ci ha salvato questo lavoro di andare avanti. Adesso la scuola funziona e gli alunni di questa vecchia catapecchia sono passati da alunni ad angeli custodi. Adesso vi racconto un'altra in cui abbiamo avuto proprio un intervento diretto. Sempre in queste operazioni umanitarie, Arturo, se ricorderà, ci trovavamo Carbonia, d'accordo col comune, avevamo preso quasi in gestione le serate di agosto che si fanno nei paesi dove facevamo spettacoli e i bambini rimanevano con noi fino a l'una di notte, facevamo giochi sulla piazza, c'era un anfiteatro in cui abbiamo fatto balletti, recite, insomma di tutto. Avevamo un po' monopolizzato Carbonia, però durante il giorno lavoravamo, io mi occupavo della casa di una fare queste cose, Arturo faceva sempre i suoi lavori pesanti. La sera montavamo un labirinto sulla piazza dove le persone dovevano togliersi le scarpe, mettevamo una cuffia e facevano delle stazioni introspettive. Davanti a ogni stazione una voce gli parlava, li faceva andare nel loro intimo e dovevano, diciamo, pensare alle proposte che gli faceva questa voce davanti a tanti oggetti. Andiamo a montare questo labirinto, c'era vento, e un labirinto era come il tappeto di una dama, e c'erano tante stazioni. Una di queste stazioni importantissima era uno specchio, un grande specchio in cui la persona si specchiava e la voce lo faceva andare dentro a trovare i suoi aspetti attraverso il viene una ventata e rompe questo specchio. Non sapevamo come fare perché non si poteva saltare quella stazione importantissima. In quel momento viene una ragazza della chiesa di Cagliari che aveva una piccola casa anche a Carbonia. Dice, ma io ce l'ho a casa quello specchio perché l'ho comprato da Ikea, era uno specchio dell'Ikea. Guarda, tu ce lo puoi prestare, cioè, io l'ho comprato da poco, non so, mio marito, l'ho pagato 24 euro, guarda, se lo prezzi poi te lo ridiamo, magari non so, ti ridiamo i soldi, però noi soldi non ne avevamo come sempre. Le persone dovevano togliersi le scarpe, fino a l'una di notte avevamo la fila di queste persone che io avevo i miei dubbi che qualcuno si spogliasse, togliesse le scarpe. E avevamo poi alla fine del percorso un altro pacchetto dove vendevamo i nostri libri, quelli che dovevano. A metà serata questa ragazza doveva tornare a Cagliari e dice, guarda, io devo tornare, o mi date lo specchio, o mi date i soldi per comprarlo, lo specchio costava, mi pare, 24 euro. Ci avviciniamo al nostro banchetto e diciamo, come va?
una vendita, è venuto un signore, ha comprato 3-4 libri nostri, se n'è andato, non abbiamo neanche potuto parlare. Quanto abbiamo incassato? 24 euro. È stata l'unica vendita che abbiamo fatto quella sera. Questo signore non lo abbiamo più visto, abbiamo preso 24 euro, li abbiamo dati alla sorella e il labirinto ha poi prodotto diversi interessati che hanno seguito corsi e qualcuno è ancora nella chiesa di Cambia di adesso. Questi sono due interventi. Come il signore può cambiare o vestire un giglio, non si può scordare di noi. Io devo dire, non ho una fede, per cui sono stati interventi neanche richiesti da noi. Era solo il nostro impegno che portava a cercare di risolvere le cose. Non abbiamo neanche dovuto chiedere. Quindi il Signore, diciamo che ci garantisce, anche se noi ci dimentichiamo di chiedere di che cosa abbiamo bisogno. Probabilmente Lui lo sa. Chiamo Renato per la sua esperienza, chiamiamo Maria Rosa, anche lei ci racconterà la sua esperienza. Buongiorno, buon sabato. Mi hanno sorpreso di venire qua e mi hanno detto di cercare un versetto per condividere. Io ho visto in Filippesi capitolo 4, versetto 6, che dice: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e suppliche, accompagnata da ringraziamenti. E quando noi passiamo per momenti un po' difficili, una situazione quotidiana della vita a volte difficile, è difficile immaginare che Dio voglia bene al misero vecchio me. La parola di Dio, la Bibbia, ci mostra l'immenso amore che Dio ha per ognuno di noi, per la sua creazione. E come abbiamo visto in Filippesi, il Signore è vicino. Lui ci vuole bene. Ha un piano per noi, non ci abbandonerà e vuole che trascorriamo con Lui per l'eternità. Non lo dico perché in questo momento sto passando un momento difficile, è vero. Sono anni che ho combattuto contro il cancro, sono più di 18 anni, ho lottato per tanto tempo. Però alla fine ho dovuto fare un esame e questo esame purtroppo la biopsia dice che ho un carcinoma metastico. Però io penso che il Signore ci dà la forza. Sono più di 18 anni e mezzo che sono qua. Ogni anno pensava che non lo faceva, diceva: oddio, ho passato un anno, e così è trascorso. Non lo so fino a quando starò, però mentre ho la forza, mentre possa, adesso sto facendo la mia vita anche normale, nel senso che sto lavorando e sto facendo una cura che per rallentare, perché non credo che può guarire di questo, per rallentare questa situazione. Mi avevano spaventata, mi avevano detto delle cose l'oncologa che doveva passare all'iniziare questa tappa, e
però nessuna di tutte quelle cose che è stato scritto mi è successo fino adesso. A me mi sembra come che se non avesse niente, no? O sea, il mio corpo lo sento così. E per quello ho deciso di che il Signore fino a quando restare, lavorerò anche per la opera e farò la mia vita fino a quando Lui decida. E qua questo versetto dice, no, che dobbiamo anche ringraziare. Mi ricordo che 18 anni e mezzo fa, quando ho avuto questo, mi ricordo che io ho pregato e ho detto, oh Dio, dammi 10 anni per stare ancora, no? E Dio è stato tanto generoso, me l'ha dato ancora di più. E ancora sto qua. Però che questo sirva di che noi dobbiamo essere sempre pronti e preparati soprattutto. Non aver paura, perché noi sappiamo, no, che il Signore ci offre la vita eterna. No, questa è l'esperienza che io oggi volevo raccontare. Lo unico, dobbiamo pregare e continuare avanti. Che Dio ci benedica. Grazie a Maria Rosa. Abbiamo anche nostro fratello Franco. Buongiorno e buon sabato. Certo, si studia tanto. Voi lo sapete, io sono responsabile della scuola, faccio tante ricerche, però ogni volta che vengo su questo podio c'è tanta emozione, perché stiamo parlando del popolo di Dio e dal suo podio e della sua parola. E c'è sempre un'emozione. Dunque, mi è stato chiesto una scrittura importante per la mia esperienza della trasformazione dalla mia laicità al cristianesimo, e la prima cosa che mi è venuta in mente è la scrittura di Giovanni 17:3. È una scrittura meccanica. La scrittura dice queste testuali parole: questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Cristo Gesù. Ora devo spiegare le motivazioni per cui questa scrittura per me è importante, anche della conversione al cristianesimo, quello vero, non quello tradizionale, che la vita quotidiana ci ha insegnato. Io ero un giovane calciatore e pertanto in una partita, avevo 14 anni, è successo un male al cuore al mio mister, e in quel momento questo giovane allenatore si è spento. Io avevo 14 anni ed è stato il primo impatto diretto per cui ho visto questo evento traumatico che colpisce molte persone durante la nostra vita. E vedere questo corpo inanimato nella camera mortuaria in me ha scatenato un meccanismo di ricerca, nel senso che c'è qualcosa che forse non conosco. Ma era ancora piccolino, giovane, pertanto in gioventù le cose, le ferite, anche quelle profonde, passano. Ma sempre più là, dopo 2 o 3 anni, mi ricordo nel mio spogliatoio un atleta, già stavamo un po' più grande, anche lui con un difetto al cuore muore. Vedete, sono esperienze che colpiscono. Ma a prescindere dall'esperienza della morte di persone giovani che all'improvviso ci lasciano e si staccano dalla nostra vita, dalla nostra quotidianità, dai nostri affetti, è chiaro che ognuno di noi ha delle ricerche personali. Quali sono le ricerche personali? Le ingiustizie della vita, i dolori, le preoccupazioni e le cose brutte che si vedono. Infatti, dopodiché scatta in noi un meccanismo di ricerca per cui ci rivolgiamo poi a un'entità superiore. La ricerca della vita eterna per combattere la morte, voi lo sapete che ci sono scienziati,
ricercatori, esploratori, anche magi, persone che si prodigano per capire e cercare l'elisir della vita eterna. È sempre un'ambizione per la scienza e per l'uomo sconfiggere la vecchiaia e la morte. Noi sappiamo che la vita non è eterna, ma nel momento stesso che ci siamo avvicinati alla più grande entità, la chiamiamo giuridica, il più grande scienziato, Yahweh, che gestisce il nostro alito, il nostro respiro, capiamo qual è la formula, non magica, la formula per raggiungere questo obiettivo che tutti gli scienziati della Terra non sono riusciti a ottenere. La parola. Gesù che ha sconfitto la morte. Pertanto questa breve premessa, per cui certo la ricerca è stata più profonda, voi sapete la mia esperienza, non è che da un libro di filosofia sono passato alla Bibbia. Ci sono molte esperienze, anche l'esperienza dell'altra organizzazione religiosa per cui io ho fatto parte con onore che non rinnego, perché quando si cerca la verità le strade sono tutte buone, oggi sono qua. A motivo di questo la mia scrittura base, e io ho spiegato il motivo per cui è stata il fulcro, diciamo, l'azione principale per cui ho voluto cercare la risposta alla sconfitta della morte, è stata la parola. E a motivo di questa informazione della vita eterna di Giovanni 17,3, anche oggi nello studio abbiamo approfondito una scrittura che a me mi lega a Giovanni 17,3, quella del re Salomone, quando nella sua esperienza di vita lui cosa dice? Nonostante la sua grandezza, nonostante la sua potenza, alla fine del discorso, alla fine di Ecclesiaste, lui appunto ammette che tutto quello che ha fatto era vanità, nullità, non aveva nessun valore. E cosa suggerisce a tutti noi? Di cercare il vero Dio, osservare i suoi comandamenti e metterli in pratica. Vedete come il collegamento con la vita eterna di Giovanni 17,3 io la trovo fondamentale. È chiaro che è un'informazione, è un concetto mio soggettivo che ho voluto comunicare con voi e esternarlo a motivo del mio apprezzamento di questa scrittura di Giovanni 17,3. Vi ringrazio della pazienza. Buon sabato. È arrivato tempo per la mia esperienza, però non abbiamo tanto tempo, perciò voglio dire solo una cosa. E io ho scelto per oggi un versetto che si trova in Matteo 18, versetti 19 e 20. Però prima vi leggo versetto 20. Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Conoscete questo versetto? Sì, pure io. Però quando sono venuta in Italia ho scoperto un altro versetto, che prima di versetto 20 c'è un versetto 19. Quando ho letto questo versetto mi è cambiato tante cose, perché scrive: e in verità vi dico, anche se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nel cielo. Siccome io sono venuta da Ucraina e la mia famiglia è rimasta in Ucraina, ho scoperto una parola bellissima che dice che se voi due sulla terra siete uniti di una preghiera, Dio vi darà. E perciò per me
E questo momento era un molto importante, perché io non sono nata in famiglia avventista, sono convertita in, sono nata in una famiglia di ortodossa, mamma e papà andati in chiesa solo due volte in anno, non erano pratici, però lo sapevo che c'è preghiere, che fanno preghiere per morti, perché ci sono le persone che hanno morti e dobbiamo pregare, anche per questi vivi ogni tanto. E una volta mio figlio è andato in chiesa con un suo amico, era una chiesa strana, non lo sapeva neanche come si chiamava, però lui ha detto che va con il suo amico. Io avevo un po' paura perché pensavo che una setta, dove va, che torna, che mi dice, si cambia mio figlio. E abbiamo parlato con mio marito, con nonni. Senti, se lui va da Dio e Dio lo chiama, stai tranquilla, va bene. Una volta lui è tornato dalla chiesa il sabato, c'è una tanta, diciamo, storia grande. Ma io con un scherzo dico, ma hai pregato anche per me? Ma io ancora viva. Pensavo, hai pregato che, di che cosa? E lui dice, non è che ho pregato di cose strane, abbiamo pregato con tutta la chiesa, di genitori, di nostri ragazzi, che genitori possono capire loro scelta. Ah, va bene. Poi piano piano sono venuta in chiesa anche io, era una programma evangelistica, ho sentito preghiere e piangeva sempre e costantemente, perché non lo sapeva da dove vengano queste preghiere, queste parole. Una volta aveva preso il coraggio di venire da un pastore dicendo, scusa, lo posso cambiare in questo libro dove si trovano tutte queste preghiere? E lui con un sorriso dice che, no cara mia, queste preghiere di cuore, non abbiamo un libro dove possiamo scrivere queste preghiere. E poi sono battezzata in chiesa, diciamo, e ho scoperto che la preghiera è una cosa molto importante per credenti, ma preghiera è una cosa che unisce. E non abbiamo nessuna religione senza preghiera, vero? Pregano musulmani, tutti altri, diciamo, confessi, no? Pregano di mattina, di pomeriggio, di sera, ognuno ha il suo modo. Però ho capito io che le preghiere di mio figlio, le preghiere di questa chiesa che pregava per me, ha cambiato la mia vita. Oggi preghiamo per il mio marito e per nostro padre, perché mio marito è ateo, tutta la famiglia, diciamo, genero e nuora, è venuti in chiesa, sono battezzati, la figlia, figlio, suocera, ma lui fino adesso rimane ateo. Perciò abbiamo un altro versetto biblico che voleva leggere, Giosuè 24:15. Mi piace tanto, non leggo i versetti che danno davanti, ma questo: a me e alla casa mia serviremo il Signore. E questo versetto che è una nostra speranza, che è, arriva un giorno quando preghiamo tutti insieme nella nostra famiglia. Ringraziamo i nostri fratelli e sorelle che hanno parlato delle loro esperienze. Sicuramente il prossimo sabato sarà i vostri. È vero? Siete d'accordo? Perché è bello. È bello di raccontare le nostre storie, perché sono le storie vere che abbiamo vissuto, e aiuta anche agli altri. E, volevo chiedere, nella sala, diciamo, se c'è qualcuno che sente la voce di Gesù che lo chiama, si vuole venire qua davanti e preghiamo insieme.
Sì, c'è qualcuno che sente questa voce, che vuole che Gesù possa cambiare la sua vita. Sì, c'è qualcuno, possiamo pregare insieme. Anche sopra, sì, c'è qualcuno che sente questa voce. Dio è sempre presente. Dio vuole cambiare la tua vita. Dio vuole cambiare la mia vita. Se lo accettiamo, sicuramente cambierà la nostra vita. Sicuramente pregheremo anche per le nostre cari, come dice Liuba, che abbiamo al cuore, che vogliamo che possiamo essere insieme nel cielo. Possiamo metterci tutti insieme in piedi, così preghiamo. Signore, nostro Padre che sei in cielo, nostro Creatore, nostro Redentore, grazie Signore che hai salvato la nostra vita. Siamo presenti qua perché hai dato il tuo Figlio, è venuto su questa terra, è morto per noi e abbiamo la vita eterna in te, Signore, grazie. Questa mattina vogliamo rinnovare il nostro contratto con te, Signore. Accetta il nostro cuore, Signore. Perdonaci dove abbiamo andato lontano di te. E che da oggi, Signore, che possiamo camminare come hai camminato su questa terra. Che possiamo cambiare, Signore, ogni giorno, che la nostra vita possa riflettere il tuo carattere e che possiamo prepararci ogni giorno per il tuo ritorno. Aiutaci a rimanere nella fede fino al tuo ritorno, nel nome di Gesù che te lo chiediamo. Amen. Adesso cantiamo un canto che ho scelto le nostre fratelle, perché non lo sappiamo quale base ci sono. Tutti insieme cantiamo un canto.